Buongiorno, tra i 21 e i 28 milioni netti l'anno, per un paio d'anni, tre, non si sa, perché adesso i dettagli non si conoscono, ma quello che si è capito è che questa offerta potrebbe davvero arrivare davanti agli occhi di Massimiliano Allegri, tra l'altro tra breve. È uno scoop per il quale va sicuramente elogiata la Gazzetta dello Sport, Filippo Cornacchia, il collega che ha scritto il pezzo, che è una persona affidabilissima, e davvero complimenti. È una notizia bomba, una bomba direi soprattutto per le tasche di Massimiliano Allegri, qualora dovesse accettare. Adesso noi stiamo parlando di ipotesi, e quindi abbiamo il dovere di attendere quello che potrà succedere. Come vedete, le possibili sorprese ci sono sempre, le svolte clamorose ci sono potenzialmente in agguato per sorprendere, altrimenti non sarebbero clamorose, e questa lo sarebbe in ogni senso, non solo dal punto di vista naturalmente economico, ma quello riguarda ovviamente soprattutto Massimiliano Allegri, anzi esclusivamente Massimiliano Allegri, beato lui, ma clamorosa dal punto di vista tecnico, clamorosa dal punto di vista di tutto quello che si stava dicendo in questi giorni, che si stava pensando, che si dava per scontato, e tutto quello che il mondo del bianconero, e in questo caso del tifo bianconero, stava riversando sul web. Se fossi Massimiliano Allegri cosa farei? Direi di sì, ma senza ombra di dubbio. Anzi, lui non penso che guardi i miei video, però se lo guarda gli dico: beh, se è tutto vero Max, vai, cioè, ma quando ti capita un'occasione di questo genere? Perché sarebbe sostanzialmente una svolta di vita, non mi si venga a parlare di fascino del calcio arabo, senza che nessuno si offenda naturalmente, Cristiano Ronaldo è andato lì per quello, non per il fascino, ma per naturalmente il grano, come si suol dire, che ti danno da quelle parti, che è fuori portata per chiunque al giorno d'oggi, e non certo per un progetto di crescita del Nasr, che potrebbe essere tra l'altro una delle due squadre che dovrebbero fare l'offerta a Massimiliano Allegri, una al Nasr, l'altro l'Hilal, che è quella che voleva ingaggiare Messi e non l'ha fatto perché Messi non era interessato a questo tipo di progetto, ma Messi ragiona su altri parametri, è un antipersonaggio in tutto e per tutto in questo senso, no? Ecco, quindi il consiglio spassionato sarebbe: chi te lo fa fare di restare in un ambiente che sostanzialmente non ti vuole più, anche se, come ho già rimarcato più volte, non è l'orientamento dei tifosi a determinare una scelta, ma è altrettanto vero che quando uno lavora cerca di farlo in un ambiente con il quale può porsi in armonia, sia con tutti gli altri che ti circondano, sia con chi naturalmente dispone economicamente della tua vita, quindi il tuo datore di lavoro. E anche a livello di datore di lavoro, vi ho già detto un paio di volte, anche di più forse, che la situazione non è certo idilliaca alla Juventus, al di là di questa conferma di Scanavino, che in un certo senso adesso sì, si può anche un po' più interpretare come un se vuoi andartene o se vuoi lasciare la Juventus, ecco, andartene mi sembra un brutto termine, se vuoi lasciare la Juventus fai il passo, perché noi purtroppo non possiamo pagarti i 40 milioni. Voi capite bene che se questo incontro avverrà, come si dice a breve, capite bene che se Massimiliano Allegri dirà di sì,
la Juventus sarebbe un sollievo enorme. Qualcosa probabilmente di buona uscita pretenderebbe dalla società, anche per una questione di, che so io, di orgoglio personale, non lo so. Però è chiaro che di fronte ad un'offerta come quella che gli arriverebbe dall'Arabia Saudita, i 7 netti l'anno, diciamo i 14 netti per 2 anni, che possono diventare 25, 26, 28, quello che è, a fronte di quello che guadagnerebbe là, perderebbero un po' di consistenza e le sue pretese potrebbero essere decisamente inferiori. La butto lì, ci si potrebbe accordare neanche per un'intera annualità, forse anche per qualcosa di meno. Ecco. Vediamo ragazzi, perché l'incontro è dato a breve a Monte Carlo, salvo smentite, perché poi attenzione, io vi ho parlato di affidabilità della persona che ha scritto queste cose, però è anche vero che sono cose talmente clamorose che così come insorgono, al tempo stesso possono altrettanto spegnersi. Ok? Quindi c'è un forte indizio su questo tipo di proposta che verrà fatta da Allegri. Attendiamo naturalmente quella che sarà la conferma. È ovvio che uno dovrebbe adesso andare a Livorno, mettersi sotto casa di Allegri, vedere se è ancora lì, se è partito, perché l'incontro dovrebbe svolgersi a Monte Carlo, addirittura si dice nelle prossime ore, se esce di casa, e soprattutto seguirlo per capire dove va. Una volta si facevano queste cose, ve lo dico. Una volta, quando ho iniziato a lavorare da giornalista a certi livelli, si facevano queste cose. Io ricordo le poste che ho fatto, la posta che ho fatto a casa di Baggio, quando si diceva che avrebbe firmato per il Milan, feci un'intera giornata davanti alla sua abitazione di Caldogno, ricordo perfettamente, dalla mattina presto fino alla sera alle 6, senza mai muoversi dal suo cancello di casa, per poi vederlo uscire, salire su una macchina e andare in aeroporto a Venezia e decollare poi per l'Argentina, perché andava a caccia da quelle parti. Però succedono queste cose, stai lì 10-12 ore per filmare un minuto e non ricevere nessuna dichiarazione. Magari qualcuno in queste ore va sotto l'abitazione di Allegri a Livorno per vedere se nelle prossime ore, nella prossima giornata, domani, dopodomani, insomma, uscirà da lì con destinazione, che potrebbe essere effettivamente Monte Carlo. Sarebbe una svolta clamorosa, ragazzi, sarebbe una svolta clamorosa che non precluderebbe però il discorso relativo ad un mercato comunque da, spendiamola pure la parola, ridimensionamento. Come potete vedere, quello che ho detto io, quello che hanno detto anche altri colleghi, si sta, diciamo, pian piano confermando in tante indiscrezioni che danno Vlahovic, Chiesa o entrambi sul punto di partenza, perché la Juve avrà bisogno di rifinanziarsi. È chiaro che se tutto dovesse andare in un senso, ossia se Massimiliano Allegri dovesse ricevere effettivamente questa proposta e dovesse naturalmente accettarla, è chiaro che la Juve si orienterebbe su un profilo di allenatore tra i più, diciamo, chiacchierati in questo periodo. Io vedo molto bene Igor Tudor in pole position, anche perché per Conte si tratterebbe un po' di ricadere in un discorso di ingaggio troppo alto. Però è ancora presto per parlarne, ragazzi, vediamo cosa succede. Capisco che ci sia molto fermento nel mondo del tifo bianconero, che ormai mi sembra chiaramente orientato a volere il cambio di panchina. Siamo ben oltre il 50% da quello che posso constatare, quindi se ne prenda atto. Ripeto, fossi in Allegri, se tutto questo corrisponde al vero, non ci penserei 2 volte. Iscrivetevi al canale, ci vediamo questa sera, magari in attesa di aggiornamenti.